Oltre 2.500 metri quadrati di locali con le più sofisticate apparecchiature mediche, con reparti separati per gli accessi dei degenti, delle malattie infettive e anche questo il nuovo pronto soccorso dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara che figura al 13° posto in Italia per numero di accessi annui con oltre 100.000 prestazioni. Questa mattina il taglio del nastro della nuova struttura alla presenza dei vertici politici abruzzesi e della ASL. Soddisfatto il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, che parla di traguardo importante per la nostra regione. Sicuramente una notizia importantissima non solo per la città di Pescara, per tutto il sistema dell'emergenza urgenza abruzzese, avere a disposizione un presidio così tecnologicamente dotato, perché nel corso dei lavori è scoppiata la pandemia Covid, abbiamo ovviamente già riadeguato il progetto e realizzato il progetto con la compatibilità dei percorsi, la separazione dei percorsi, quindi la compatibilità con le misure anti-Covid, quindi insomma una pagina di buona sanità pubblica che stiamo oggi scrivendo. Si attendeva da molti anni il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, che registra tra gli accessi più alti in Italia per quanto riguarda proprio il pronto soccorso. Sì, assolutamente sì, per fortuna oggi è un giorno di festa per la città, per la popolazione della città di Pescara, perché abbiamo atteso per tanto, forse troppi anni, la realizzazione di questo pronto soccorso. Come diceva lei, è un pronto soccorso molto attivo, molto importante, il più importante della regione Abruzzo, uno dei più importanti d'Italia, quei 100.000 accessi che fa, e si colloca al 13° posto dopo molto prima di strutture più blasonate come il Gemelli, il San Raffaele, il Niguarda, quindi sono una struttura molto importante, siamo anche trauma center regionale e finalmente abbiamo una struttura all'avanguardia che può dare una risposta adeguata a quelli che sono i bisogni di salute della popolazione. Vogliamo dare qualche numero del nuovo pronto soccorso? Sì, abbiamo una superficie di 2.500 metri quadri, abbiamo una struttura che in pochissimi pronto soccorso, se non quasi nessuno ha in Italia, di una struttura che può contenere i pazienti che aggiungono con malattie infettive e vengono posizionati in questa struttura con posti letto di terapia intensiva che si trova al di fuori dell'ospedale, quindi evitiamo il contagio di altri pazienti. Questa struttura fa parte del pronto soccorso ma è al di fuori dell'ospedale, collegata col pronto soccorso. Abbiamo poi 5 posti letto di shock room, quindi di emergenza, abbiamo sala attese per i bianchi, per i verdi, abbiamo tutto un settore pediatrico, abbiamo una TAC 128 strati, abbiamo un apparecchio digitale per la radiologia tradizionale all'avanguardia, abbiamo la traumatologia e l'ortopedia all'interno del pronto soccorso, quindi tutte le strutture che possono far funzionare al meglio questa struttura.